evento di oggi. Prima delle conclusioni del nostro Presidente, chiamerei l'assessore alle politiche agricole, l'assessore regionale, Carlo Hausmann. Grazie, buonasera a tutti. Non è facilissimo parlare dopo mezzogiorno, diciamo così. Diciamo dopo questa lezione di storia. Sarò veramente breve e mi piacerebbe aggiungere, Presidente, alle parole del Segretario Generale, una mia personalissima visione di questi ultimi anni che ho avuto, diciamo, l'onore e a volte anche un po' la responsabilità, diciamo, di vivere. 70 anni sono grossomodo tre generazioni, diciamo così, no? E penso che una riflessione che possiamo fare insieme è che dietro le grandi battaglie, no, che Coldiretti ha fatto, vorrei ricordare prima fra tutti la conservazione della fiscalità del settore agricolo, che è stata probabilmente la leva più importante di conservazione del nostro settore primario, a tutte le altre che sono state citate prima. Grandi riflessioni del settore agricolo, la fiscalità in agricoltura ha uno strano. I primi paladini nella storia di questo paese erano il signore che seduto in prima assoluta. E pensate, un signore che poi non penso è un signore che si chiama Uno Sposetti, perché noi siamo arrivati alla stabilizzazione del PIL agricolo che abbiamo fatto. Siamo riusciti a stabilizzare il livello in questo paese, lo dico così come piccolo fatto di fronte. Bene, dicevo, al di là di delle grandi parole d'ordine, quindi il Made in Italy, il vero Made in Italy, diciamo, la distintività che è stata ricordata, la battaglia sull'etichettatura, la lotta per la legalità, ecco, dietro a tutto questo penso che la trasformazione più importante che ha accompagnato questi 70 anni è stata veramente la trasformazione dell'azienda, no? Dell'azienda coltivatrice diretta che si è trasformata in un'altra cosa. In particolare direi che proprio gli anni più importanti, da quello che ho potuto, a cui ho potuto assistere personalmente, sono stati proprio gli anni tra i 90 e i 2000, diciamo, gli anni famosi della rivoluzione gialla, diciamo, del riposizionamento dell'agricoltore nella società. Allora si diceva che la piccola impresa familiare non poteva mai essere un'impresa, e invece oggi vediamo quanto è robusta questa impresa. Si diceva che non poteva mai essere di livello professionale come le grandi imprese agricole. Invece, proprio in quegli anni si è affermato un modello che oggi è sostanzialmente studiato in tutto il mondo, in cui c'è un'azienda di dimensioni limitate ma con una professionalità molto alta e soprattutto con una cosa che non esiste in nessun'altra parte del mondo: poche persone che sono brave a fare simultaneamente tanti mestieri diversi, quindi una specie di specializzazione complessa all'interno di un piccolo nucleo. Si diceva che la piccola impresa non poteva essere un'impresa innovativa e invece oggi si vede che anche le aziende di dimensioni limitate possono avere un grande livello di innovazione. Ed infine si diceva che le aziende piccole dovevano sostanzialmente dedicarsi all'autoconsumo, all'autoproduzione e affidare al mercato quello che avanzava. E qui è stata, direi, la rivoluzione più grande, e la rivoluzione più grande si chiama Filiera Corta Campagna Amica, in cui un insieme di diverse migliaia di aziende hanno formato oggi il mercato più performante di tutto il settore agroalimentare in Italia. Certamente tutto questo non poteva essere compiuto senza una grande rivoluzione anche sul piano normativo, che è stata la legge di orientamento nel 2001, legge che, ricordiamo,
compie 15 anni proprio in queste, in questo periodo, diciamo, no? E, ed è stata la legge in cui è stata fotografata proprio questa evoluzione multifunzionale dell'azienda. Io penso che questa sia stata una cosa estremamente importante e non è assolutamente vero che ha interessato una frangia marginale delle aziende agricole del nostro paese, perché anzi la dimostrazione è che oggi sempre più aziende, anche di grandi dimensioni, stanno rivolgendosi proprio a questa tipologia di modello. Io devo dire che ho avuto tante volte la fortuna e anche, dicevo, in parte la responsabilità di partecipare a questo processo, e la cosa più sorprendente mi è capitata circa 10 anni fa, quando sono stato chiamato dal Ministero dell'Agricoltura in occasione di una visita dello Stato Maggiore dello Sviluppo Rurale di Israele, che è venuto in Italia e dentro un semplicissimo incontro bilaterale ha detto: cioè, noi siamo sinceri, abbiamo studiato tutto quello che succede nel mondo e abbiamo visto che nel mondo non esiste un modello più performante della piccola impresa multifunzionale in Italia. Vogliamo comprare tutto, vogliamo comprare la legge, le procedure, la formazione professionale, la qualità e l'assistenza tecnica. E questo, allora tu lavoravi anche un po' per la condizione. Stavo dicendo esattamente questo. Io in quel momento ero, diciamo, il primo coordinatore di Campagna Amica, quindi lo vivevo da dentro, diciamo, questo discorso. E sono stato veramente molto contento, ho fatto 4 missioni all'estero proprio per spiegare i rudimenti di questo sistema a chi non aveva mai avuto a che fare con una cosa che si chiama azienda di coltivatrice diretta. Allora, legge di rentamento, 15 anni non sono passati in vano, ma io penso che ancora una grande parte delle possibilità dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole sia abbastanza inesplorato. Certamente restano questi 70 anni di storia importante, no? Si dice spesso: mio nonno gestiva una stalla, il figlio ha aperto un caseificio, il nipote ha aperto un'azienda agrituristica. In questa sintesi di passaggio generazionale c'è un po' tutta questa storia di grande arricchimento di questo sistema produttivo. Certamente però questo percorso non si ferma. Che cosa succederà da adesso in poi? Quali sono le nuove sfide a cui questo sistema di imprese, chiamiamole imprese perché di imprese si tratta, sono imprese veramente di grandissimo livello, sono chiamate a fare? Direi la lezione di questi ultimi anni è stata che la diversificazione non si ferma, le forme di multifunzionalità si arricchiscono continuamente e diventano sempre diverse. E la seconda lezione è che il sistema dei servizi non si ferma. E giustamente Enzo Gesmundo diceva: è sul piano dei servizi che si vince la sfida. Uno tra tutti, per esempio, il grande pianeta dell'uso del web, per portare la filiera corta che oggi sta essenzialmente nella nostra città a poter conquistare clienti diretti che sono in giro per il mondo. Quindi c'è un grande lavoro da fare, direi che è un lavoro da fare anche con il sistema pubblico, in particolare con le amministrazioni regionali, perché proprio quest'anno, in cui partono i 6, 8, 9 anni in cui si applicheranno i programmi di sviluppo rurale, ecco, è lì che bisogna agire sul doppio livello, sia del miglioramento delle strutture aziendali, ma soprattutto nella costruzione dei servizi. Certamente quello che non muta è la figura di impresa, e una forma così compatta che è l'organizzazione familiare proprietaria dell'azienda, che ha fatto di questo modello un modello estremamente forte. Io quindi sono contento, anzi vi ringrazio di questo invito, un invito a festeggiare con voi, anche a riflettere su quali sono i punti di forza per costruire un futuro che non si deve assolutamente fermare. Grazie. Grazie professore. È arrivato il momento di tirare le conclusioni di questa importantissima giornata, e nessuno meglio di lui può farla.
il nostro grande presidente nazionale.